Qui siamo sempre in un angolo dove è stato costruito il presepe, siamo proprio dove ci sono in miniatura l'edificio del Palazzo di Città e il Duomo della vecchia Nicastro, il Duomo della Cattedrale di Nicastro, ora la Mezze Terme. Allora, signor Nicolazzo, questo lei lo scorso anno l'ha presentato nel presepe in miniatura, ecco, quest'anno l'avete messo un po' in parte, però è sempre una piccola opera d'arte che avete fatto, e ecco, ci volevo parlare un po'. Questo qui, come dicevate voi, è stato l'anno scorso nel presepe, e quest'anno l'abbiamo messo da parte perché, come ho detto prima, ho interrotto il paesaggio. Fatta bene, specialmente la cattedrale è fatta bene. Su una cartolina ho cercato di copiare. Questo è tutto fatto di mano vostre? Tutto a mano, sia le tegole, l'argilla, la costruzione della cattedrale. La cupola, il campanile, sì, che tra l'altro il campanile del Duomo... Io avrei visto anche una luce lì sul corso, nelle varie città della Toscana, eccetera, sì, tutti i campanili di questi vecchi edifici barocchi, eccetera, sono illuminati. Questo, sì. Questi nostri i campanili sono abbandonati al buio. Questo, al buio, sì, purtroppo dobbiamo sopportare anche questa negligenza da parte dei nostri rappresentanti a livello istituzionale. E credo sempre di le opere d'arte di tenerle sempre care. Quindi, questo è anche il Palazzo di Città dove si riunisce. Questo è il Palazzo di Città dove si riunisce il Consiglio Comunale. E qui ho voluto, perché l'anno scorso. Sempre far vedere, l'ho esposto sempre al pubblico più allo scolastico. Dei piccoli lavori che si fanno. Nel grazie, mio grazie signor Nicolazzo, noi concludiamo qua il servizio e andiamo su altri presepi. Auguri. Prima di andare via il signor Nicolazzo mi ha richiamato l'attenzione che altri piccoli presepi lui li ha allestiti e messi in mostra qui sempre nell'edificio scolastico di Lamezia, questi presepi in miniatura, ecco, questo è pure bello, vedete? Bello, vero? C'è anche un piccolo ruscello. Passiamo all'altro. Ah, l'edificio scolastico, signor Nicolazzi. Sì, è proprio affezionato lei al suo posto di lavoro, eh? Vabbè, se non ci appassioniamo sul posto di lavoro. Diciamo che ricordo anche la mia adolescenza, la mia infanzia. Sì, sì. Questo, da come è esposto, vi mostro dove era la mia finestra della prima elementare, eccola qua. Da come è esposto geograficamente è capovolto, eh. E questa è la finestra e poi facevo la prima elementare. Il signor Nicolazzo ha avuto questa certosina pazienza di farlo tutto per bene, ecco le tegole. Questo è l'edificio scolastico che è sempre un monumento dell'era fascista. Questo è stato costruito negli anni 20 e il signor Nicolazzo ce l'ha voluto far vedere anche in miniatura. Bravo al signor Nicolazzo. Di solito quanto tempo vi prende una costruzione del genere? Questa è intorno a 20 giorni. 20 giorni di... Sì, sì. Ci sono le tegole pure fatte una per una a mano, parecchio. C'è tutto, mi ricordo proprio i miei anni dell'elementare, come tanti altri che sono adesso collegati a vedere questo filmato, si ricorderanno dove hanno fatto le scuole elementari qua all'edificio Perri, in miniatura. Ecco, se qualcuno dovesse ricordarsi magari la parte di fianco, questa è la parte del fianco dove c'è adesso la Smart lì vicino. Ecco, che la Smart non c'è più neanche perché è andata via. E questo è il cortile dove c'è la palestra, vedete? La palestra di fianco. Ecco, qualcuno dovesse ricordarsi tutte queste finestre. Questo è in miniatura lo scolastico qua costruito dal signor Nicolazzi. Signor Nicolazzi, allora ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo di nuovo. Sperando che Dio ci dia la salute e di nuovo poterci incontrare il prossimo anno. Va bene? Grazie. Allora questo lo potete vedere su youreporter.it e su altri siti che poi scriveremo. Ciao. Ciao, arrivederci.